Anch'io mi associo ai complimenti ad Atos, perché penso che questo sia un tema molto più sentito dai cittadini e anche politico di quanto uno si immagina, perché poi oggi a Roma, chi vive a Roma cerca in qualche modo di un po' di speranza, cioè di poter pensare che qualche cosa potrà cambiare anche molto concretamente, perché poi ognuno di noi vive in punto male questo fiume, o non lo vede, oppure vede il degrado del fiume, vede quello che succede ad Ostia, quindi vive il sabato e la domenica magari quello che vede ad Ostia, quindi cerca anche un po' di speranza, quindi dobbiamo parlare di questi temi, dobbiamo parlarne anche con un po' di, diciamo, di progettualità. E poi, se ci pensiamo bene, quando ci occupiamo di questi temi, parliamo di due grandi temi di attualità di cui Salvini si è appropriato. Uno è la sicurezza e due è la legalità. Perché i fiumi e la costa sono diventati e diventeranno sempre di più dei luoghi in cui dovremo stare attenti quando ci andiamo, perché potranno succedere episodi che ti mettono in pericolo. Chi ha visto le immagini di Pescara 10-15 giorni fa, insomma, è impressionante quello che è successo a Pescara, cioè perché le persone in qualche modo erano avvertite, non ci sono stati morti, ma ci sono stati dei danni incredibili e in pochi minuti è cambiato completamente il clima. E questo sta succedendo nel Mediterraneo per via dei cambiamenti climatici. Questa cosa succede sui fiumi. A Roma ci sono stati dei morti per alluvioni qualche anno fa. Le prossime alluvioni faranno danni se non ci prepariamo, per cui noi dobbiamo parlare di questi temi dicendo: investire qui, occuparsi di queste cose significa investire nella sicurezza delle persone e poi significa anche occuparsi di legalità, perché la legalità non è solo quella di cui si occupa appunto Salvini contro gli immigrati, è anche garantire appunto che a Ostia ognuno di noi possa uscire dalla Roma Lido, abitare a Ostia e vedere il mare, andare al mare. Oppure andare sul Tevere sentendosi sicuri, perché non c'è stato quello che è successo, cioè che ci sono state appropriazioni di quegli spazi legali, come sono i famosi appunto circoli privati, e poi tutto quello che succede lungo le sponde e che è successo in questi anni. Queste cose non vanno accettate, e però dobbiamo, lavorandoci sopra, davvero uno può dare un messaggio in positivo, perché le persone capiscono, anche perché il clima può essere un grande tema progettuale, in cui appunto ripensare il rapporto della città col fiume, di questo, insomma, che è stato trasformato negli anni con delle dighe, perché noi abbiamo anche delle dighe idroelettriche molto importanti, abbiamo i muraglioni, abbiamo delle zone semiabbandonate, quindi ripensare il rapporto della città, con quello che ti dicevi, quello è un bellissimo progetto, ma ce ne sono tanti altri che sono vari su spezzi e sponde che invece sono sostanzialmente in abbandono. Così si può fare col mare di Roma, perché questo è il mare della capitale, cioè, come dire, non lo possiamo trattare così. E poi c'è il tema anche dell'accessibilità. Che è l'accessibilità al mare? Il diritto di andare appunto gratis a potersi sdraiare e poter accedere al mare, che oggi è vietato, per 6 km è vietato. Sostanzialmente, non vedi il mare e non puoi accedervi se non paghi, e poi di godere di questi passaggi, perché cosa che chiede ognuno di noi? Di poter andare in bicicletta lungo il fiume senza avere paura, perché anche questo c'hai, e di poter fare la stessa cosa che Sterino ha fatto a Fregene, cioè una ciclabile lungo la costa.